Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato d'ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Ecco, un'altra nuova giornata. Oggi è il 9 febbraio 2024, fa 11 gradi, si è sbassata la temperatura e ecco qua che sternuto. Gradi centigradi, un'altra giornata che ci ha donato Gesù, il Dio onnipotente ed eterno, e noi ci dobbiamo affidare a Gesù tutti i giorni e perseverare in Lui senza scoraggiarci di niente e per niente, anche se succede sempre ogni cosa, che ci scoraggia e ci demoralizza. Succede sempre qualcosa che ci demoralizza, ogni giorno succede sempre qualcosa, non c'è niente da fa', non c'è santi che tiene, non c'è niente proprio da fa'. Ogni giorno, ogni santo giorno. Quindi, anche se succede delle cose, anche molto spiacevoli, noi non dobbiamo perdere la speranza, non dobbiamo scoraggiarci tanto o troppo, perché dobbiamo fare del tutto per tirarci su le morale ed affidarci a Gesù, confidare in Lui. Qualunque cosa succede, non c'è niente da fare, dobbiamo fare così e basta. Qualsiasi cosa succede, anche la cosa più grave in assoluto, noi non dobbiamo disperare, perché la disperazione viene dal maligno, viene da quello lì sotto che ci vuole disperati, ci vuole annientati, ci vuole distrutti, ci vuole uccisi proprio, morti. Allora non ci disperiamo, ma restiamo uniti, restiamo saldi in Gesù e confidiamo in Lui. Ecco, detto questo, diciamo il credo apostolico e iniziamo la coroncina della Divina Misericordia. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità
del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ecco, impugniamo la corona in modo che non ci sbagliamo la numerazione e iniziamo la coroncina della Divina Misericordia. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Ed ora iniziamo la corona del rosario. Iniziamo il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, meditando, oggi è venerdì, i misteri del dolore. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia nell'orto degli ulivi. Gesù, vieni a salvarci, Signore, vieni presto nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. La flagellazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero del dolore si contempla la salita al Calvario sotto il pesante legno della croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte in croce di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel quinto mistero del dolore si contempla la morte in croce di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, gli esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che amore e misericordia. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora mi fermerò in un punto dove reciterò le litanie alla Madonnina, poi leggo il Vangelo, leggiamo il Vangelo subito, eh? Dal Vangelo secondo Marco 7:31-37. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E, pieni di stupore, dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Pensa che roba. Adesso la spiegazione del Papa. Gesù ci ha svelato il segreto di un miracolo che possiamo ripetere anche noi, diventando protagonisti dell'Effata, di questa parola, apriti, con la quale egli ha ridato la parola e l'udito al sordo muto. Si tratta di aprirci alle necessità dei nostri fratelli sofferenti e bisognosi di aiuto, rifuggendo l'egoismo e la chiusura del cuore. È proprio il cuore, cioè il nucleo profondo della persona, che Gesù è venuto ad aprire, a liberare per renderci capaci di vivere pienamente la relazione con Dio e con gli altri. Egli si è fatto uomo perché l'uomo, reso interiormente sordo e muto dal peccato, possa ascoltare la voce di Dio, la voce dell'amore, che parla al suo cuore e così impari a parlare a sua volta il linguaggio dell'amore, traducendolo in gesti di generosità e di donazione di sé. Allora, affidiamoci a Gesù, confidiamo in Lui e recitiamo anche le litanie. Vedi, Gesù. Gesù, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi.
Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Grazia Divina, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Senza Colpa, prega per noi. Madre Amabile, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di ogni lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Modello di Santità, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tempio di Gloria, prega per noi. Modello di vera pietà, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Gloria della stirpe di Davide, prega per noi. Splendore di Grazia, prega per noi. Arca della Nuova Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito, e per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dei mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso un Padre Ave Gloria secondo le intenzioni del Papa, della Madonnina e le nostre richieste a Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Gesù scenda su di noi e su noi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, pace a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Adesso non vado a comprare più niente, vado a casa, prendo la pasta e me la mangio facendo la live. Mai più pasta con pasta con i panini basta, ho fatto stop. Fatto stop. Ora un po', oggi mangio la pasta portata da casa, i boccolotti col sugo.
è calda, è buona. Da bere c'ho l'acqua, pasta e acqua, la miglior cosa che c'è. Boccolotti col sugo. Nessuna bibita gassata, solo l'acqua. Boccolotti anni 70, è vero. Dopo, se c'è il sugo buono, è perfetta. La barra l'ho tolta. Adesso toglie pure questa che c'è. Meglio di tutti, la sera mangio pasta, me la coscio un po' di più per il giorno dopo, me la scaldo al forno microonde. Meglio di tutti, guarda. L'obiettivo lo raggiungevo nel 2030. Nel 2030 raggiungevo l'obiettivo. Quindi ho detto, oh, me la fai levà, è meglio. Love Parrotte, a me Luca sta simpatico. Love Parrotte c'ha ragione, infatti adesso toglio la barra. Faccio togliere la barra da Absolete, quando si collega. Cristina, se buongiorno Matteo, ho visto che sei entrato ad acqua e sapone, ho aspettato un attimo a collegarmi, tanto ero in macchina. Certo, certo. Ho provato a vedere se c'era le cuffiette, ma non c'è. Perché il microfono che m'ha mandato Fabrizio, quattro ruote e una capanna, è stato tanto gentile. Questo qui mi segna cuffiette. Mi segna le cuffie, capito? Segna solo cuffie, no microfono. Anche se c'è il microfono. Segna solo cuffiette, quindi purtroppo non si allinea col cellulare. Per cui mi devo prendere le cuffiette. Cristina, sembra poi tutti a dire pranzo con Cugini, però, e ora saltano fuori gli altarini che non va bene e non vale la pena sostenere il pranzo. È vero, è vero. Prima tutti fan e tutti quanti contenti, il pranzo con Luca. Sì, Luca, cugino Luca, cugino Luca. Adesso invece niente. È meglio che non si fa niente. Meglio di tutti, guarda.
Cristina si dice sì, allora c'è un po' di falsità o qualcuno pure pur dirlo. Ma alla fine Luca mica ci guadagna, mica è il suo canale. È vero, mio cugino ci guadagna solo il magnà e basta. Mangio la pasta da casa, vedi? L'ho quasi finita. Sergio, Luca piace o non piace? È la spalla perfetta di Matteo, c'è poco da fa'. Love Parrot, si capisce che Luca se ne sbatte di tutti voi, continuate pure allora. Cristina, sei bravo, hai fatto bene che spendi 4 volte meno. Rina, Matteo, io purtroppo non lavoro e non posso sostenere il canale, ma non appena le cose si mettono a posto ti sosterrò volentieri. Grazie, già stando qui collegata, già va bene. Già è un sostenere. Non c'è bisogno da dare i soldi dei sostegni o i bit. Per chi è che se lo può permettere, ok, va bene, va benissimo. Ma per chi è che non può, va bene così. Luppolo, Matteo, ti è arrivato il mio pacchetto? Non so qual è che intendi. Bisogna che guardi la lista Amazon, il format e unboxing. Guarda l'ultimo format e dopo vedi se mi è arrivato. A posto. Rina, no Matteo, lo farò con piacere. Se c'è scritto Luppolo e Rabarbaro, allora è il mio. Luppolo, è un bel po' che non apri il tuo canale YouTube della Befana, pensa quanto. Se tu metti unboxing, ultimo unboxing, scappa fuori se ho aperto o no il tuo pacco. Adesso mi mangio una fettina, il dolce non c'è, però c'è mancanza del dolce, c'è la flebo di Ancona, eccola qua, una bella flebo, passa la paura. Riccardo, madò, ste barre sono troppo grandi, ti coprono. Fuggini, mezzogiorno in punto, stava lì in sala mensa a magnà de fuga. No, non c'è la sala mensa laggiù, che fatica. Sfuggini, deve andare a casa, sfugge perché vuole andare a casa. Luppolo, secondo te quanto costa il frontale di una macchina allo sfascio? Mio papà ha sfondato la sua Dacia ed il carrozziere vuole prendere la metà anteriore dello sfascio. Costerà 200 euro. Dopo però il carrozziere te vuole di più perché pia 48 euro più IVA, allora te vuole di più, andrai a spendere 500 euro. Allora, mangiamo sta fettina, va. Oh. Adesso ci... Ah, c'ho pure il pane quotidiano.
Il frontale intendo proprio la macchina del motore in avanti. Ah, allora te vorrà 5-6 mila euro. Se è tutto rotto. Se è il frontale col turbo e tutto. Mila euro andrai a spendere. Per una macchina che ad Ene vale 3.000. La Dacia Sandero. Non ti piace Urella per la Dacia? Il volante te si scoperchia dopo 2 anni. C'è i componenti un po' scadenti. La Dacia di solito è sempre Sandero. Non è che cambia. Dopo c'è il SUV, il crossover, sempre quelli i modelli, il crossover. Oirelab c'ha ragione, però ognuno fa come gli pare. Per una macchina che vale 3.000, a spenderci 5.000 non ne vale la pena. Però ognuno fa come gli pare. Riccardo Lagga dice: vabbè, fammi finire a mangiare questo, poi mi sposto. Matteo, la barra per il telefono non era fattibile già dall'inizio, mo hai messo questa per il pranzo con Luca? Adela Foleva. La fotoie perché in bit non va bene, bisogna aspettare il 15 del prossimo mese. Non va bene in bit. Se può fa meno, sa? No, no. A tribula così non va bene. Quindi solo a donazione si può fare? In che senso? Cosa significa? Va bene Riccardo, però la toglio direttamente. La pasta è buona, adesso mangiamo una fettina. Oggi è molto nuvoloso, fa 11 gradi da fuori. Se la lasci metti la più piccola che è troppo grande, va bene. Chi ha cucinato queste le cornie? Mi moglie. Mi moglie le ha cucinate.
A posto. Ciao, che ho, sto mangiando una fettina, però l'ho finita. Ah. A posto, però senza dolce non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa senza dolce. Purtroppo. O per fortuna, perché può essere pure che è meglio senza dolci, perché i dolci a lungo andare portano il diabete e il colesterolo. E ci sono diversi amici che fammi spostava che questo discorre. Ci sono diversi miei amici che hanno il diabete e stanno molto male, Pasta e fettina è tutta un'altra cosa del panino. Certo. Certamente, certamente. Per cosa stanno male? Adesso non capisco qual è la domanda precisa. Andiamo, va. Andiamo un po'. Come mai oggi il pranzo non è un panì? Perché mangio la roba da casa. Mi porto la roba da casa e così evito di andare a fare spesa. È meglio, no? È meglio fatti in casa piuttosto che mangiare sempre i panini con insaccati che a lungo andare fa male. Adesso cambio posto mentre sto in live. Trovo qui la casa di Don Bruno, eterno riposo, dona Don Bruno, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. È nato in cielo Don Bruno, manco me pare vero, non me pare vero. Comunque con la pasta e la fettina so sazio, so sazio meglio del panino, perché il panino... Il panino e... non era un de più, tutti i giorni dopo comincia a stomicare. A posto, dai. Adesso io prendo il caffè, mi bevo il caffè portato da casa e poi vado in bagno. Ecco, adesso mi bevo questo bel caffè, poi termino. Termino tutto anche oggi. Ah, a posto, finito, guarda. Era bello abbondante, era così. Sarà tre caffè qui in uno. Saranno tre caffè in uno.
tipo, vedi? Adè mi danno i consigli come usare questo microfono, perché mi fa le cuffiette, mi dà la opzione delle cuffiette. Quando lo attacco praticamente non si collega, ma si collega solo le cuffiette. Dopo qua in live tutti esperti, tutti dottori. Luppolo, io ti ho consigliato sempre un paio di cuffiette, così non avevi questi problemi di configurazione. Però quando l'ho detto ad un tuo moderatore, mi sei magnato e scrementato. Allora, le cuffiette le compro dopo. Le cuffiette le vado a comprare dopo. Capito? Dopo vado al coso lì. Ah, questo po' non ce l'ha. Al Tigotà. Vado a Tigotà che c'ha le cuffiette. Con una decina di euro funziona dopo. Sicuramente funzionerà. Tanto si collegherà con le cuffiette. Comunque è strano un bel po', Luppolo si sta a dimostrare un po' particolare, è molto particolare Luppolo, è quello che scrive di più di tutti, che fa le domande tra bocchette, insomma, c'è qualcosa di sospetto il Luppolo. Prima era calmo, era barbaro, prima era calmo, e dopo invece ha cominciato a dare giù. Ti auguro un buon caffè, configurazione, se dà fastidio smetto di scrivere, lascio la chat vuota. No, non mi dà fastidio, è solo le domande tra bocchette che non... ma falle pure, che tanto ci sono abituato, chi se ne frega. Oggi ho comprato una bella flebo di tè al limone, dice Verde Speranza. Non è un'estate tè, ma in offerta, l'ho pagata 1 euro, una bottiglia grande, niente non è. Poco, fa conto che acqua all'acqua parche di Acquafan costa 3,50 euro una bottiglia d'estate, 3,50 euro, oppure se vai a Mirabilandia costa 3 euro. Ora la mia top 3 BGG di Sanremo, Annalisa, Angelina, Mango, Rose Villano. Ah, io invece il Sanremo l'ho visto a pezzi, ogni tanto andavo in cucina che c'era mia madre che lo guardava, allora ogni tanto gli ho dato un'occhiata, ma niente di che. Non ho visto nemmeno la figlia di Mango, non so manco chi è. Angelina, adesso che mi viene in mente dovrebbe essere sta Angelina, la mesa nome Mango. E Mango mi sa che ha scelto il nome della sua figlia, Angelina. Invece Rose Villano non ho idea chi sia. Boh. Però i relav e le top e queste. Otto Dino, col microfono ti hanno dato uno sdoppiatore del cavo jack? No, ecco, è solo questo, È solo questo qui il cavo. Guarda. Aspetta, fammi... Aspetta. Fa una prova, si sente? Si sente? No. Boh. Niente, non si sente, ho fatto una prova. Poi stasera faccio un'ulteriore prova e dopo compro le cuffiette. Oirelav cosa dice? L'altro ieri Matteo Giovanni Allevi ha portato della malattia, ha parlato della malattia, grande artista e grande pianista. Lui è di Ascoli, lo sapevi? Ma io sapevo che andava a fare la chemioterapia in Ancona. Da Ascoli Piceno è andato a fare la chemioterapia per il tumore in Ancona. Alle torrette.
ma se devi accendere ma se devi accende il microfono, no, non si deve accendere. Ottodino, in teoria serve uno sdoppiatore per far riconoscere al telefono che è una linea diversa, si trova a 50 centesimi dai cinesi. Vale un po' a trovare però qual è questo sdoppiatore. Orella, sì Matteo, perché ad Ancona ci sta un grande reparto oncologico. Io lo so bene, ci vado una volta al mese. Lo sapevo, Irelav. Corvo delle tempeste. Ciao Matteo, hai già mangiato la pasticciola? Sì, ho mangiato la pasticciola. Te volevo dire, Corvo, se era possibile contattare Absolete e fagli togliere la barra, perché tanto non serve a niente in bit. Non serve a niente. Allora, Cristina, se si sa delle cure. Orella, vè, caro mio, mi dispiace per tutte queste persone che sono afflitte da questi mali. Pure a me, però adesso stanno aumentando queste persone. Non serve a niente la barra, perché in bit tocca aspettare sempre il 15 del prossimo mese, quindi non va bene. Quindi è come se non ci fosse. La leviamo, la togliamo e basta. Non si può fare in bit. Corvo delle tempeste. A posto, io comunque ho terminato il caffè, potrei pure staccare. Tanto ho fatto tutto. Ti saluto e alla prossima. Ciao. Ecco, finisco oggi in bellezza con mio cugino e... Sai, sarei in bruttezza. In bellezza, vabbè. In bellezza. Aspetta che adesso suona la cinta. Sì, suona tutto, suona. Allora. Quindi questa è la conclusione della registrazione? E oggi, sì. Che ci metta a te come conclusione. Almeno vuole ne vede tutti a te. Lo so, ormai te proprio niente. Comunque non c'è più i video art, non c'emo più progetti. L'unica cosa che c'è da affrontare, l'obiettivo, è Graziano. L'obiettivo di Graziano. Ah. Che mi chiede, l'ha contattato Luca Graziano? L'ha contattato? No, no. Adesso. Fino al 15 io non contatto nessuno. È dal 15 in poi che bisogna capire sì. Se contattare o no. Sì. Cioè, no che bisogna capire, bisogna contattarlo. Sì. Quindi dal 15 in poi lo contatterai. Dopo vedremo se ci viene o no con noi. Mm. Anche se già è stato contattato da Yeters. Mm. Quindi non credo che viene. Non credo. Già gli hanno rotto i coglioni. Dopo la gente si stufa. No, gli hanno detto, guarda che non è loro che ti vogliono incontrare, ma è i fan. Infatti sarà per me, non ci pensavo di contattarlo. Ormai era una parentesi chiusa, diciamo, no? La missione chiusa. Quella volta abbiamo fatto la consegna, e basta. Sono stati a pranzo, poi è finito lì, non è che era una cosa che doveva continuare. Infatti. Quindi è i fan che vogliono rivederlo. È vero, è vero. E poi non si può manco più passare. Dopo, siccome che non c'è stato più manco il video art, non c'è stato più in quella zona. Prima era un periodo che lì ci passavamo spesso. Sempre al Fabrianese. Sempre nel Fabrianese, tanti ne abbiamo fatti nel Fabrianese, no? Uno passavi, potevi anche fermarti, ma dopo non ci siamo più andati lassù. No. Quindi. Niente, è finita lì. Però invece i fan vogliono. Quei 30 persone, non è che. 30 persone su 60 milioni vogliono vederlo e quindi è tutta gente che non è del posto, perché sennò ci andava direttamente a vederlo, non andava lì in fondo, non aspettava dove... certo a noi non aspettava a noi, gente che non è del posto, quindi noi comunque la missione nostra, se lui non ci vuole venire a pranzo ci andiamo lo stesso a trovarlo, ci andiamo insieme a pranzo e basta. Sì.
però invece di andare a pranzo lì a sto punto era meglio fare una cosa a casa di Jonathan, se faceva il corso a casa di Jonathan, voglio dire, al posto di... con la live? La live, con... perché Jonathan sarebbe contento. Tipo il McDonald's. Ah, però il McDonald's è buono, sì, però 2 minuti dura da mangiare. Dura 2 minuti, perché... Ora l'insalata che io... Il pollo pure bisogna vedere come capita, perché sarà come quell'altra volta che era rincinito. Mamma mia, faceva schifo. Che è setoso, è... No, setoso. Intoppato, stopposo. No, ecco, stopposo. Stopposo, non si fa mangiare. Sì. E il pollo non è più come prima. Perché sti polli veramente è stressati. Già li ammazzano, quando li ammazzano per venderli, è stressati dalla vita che fanno, no? Certo. Tutti vivono tutti ammucchiati, uno sopra l'altro, morene lì, un macello, se pizzicano è tutto un continuo. È vero, è più grosso il pollo che la gabbia. Più grosso il pollo che la gabbia, è un macello, capito? Non è il pollo del contadino che c'ha di fuori le... Che ha fatto la vita come si deve, no? Voglio dire, all'aperto e... come inseminato, no? Il pollo, il gallo. Quello era ruspante. Quest'altro è tutti i polletti d'allevamento, in un macello anche lì, quindi come... non lo so. Quindi tu l'ideale era, diceva, allora, se non al sud, quello non accetta di andarci, che ce n'ha a fare lassù? Ah! Andiamo lassù apposta per una pranzo, ma è un controsenso anche quello. Ah! Per ripiallo. È un controsenso, allora a sto punto uno va al gatto nero. Sì. Se tu vai comunque andare su per riprenderlo. Però se lui dice guarda non ci venite su per niente, che è meglio. Se dice lui che ce ne va a fare, andiamo al gatto nero a sto punto, se proprio vuoi fare un pranzo. Infatti. Una live lì. L'unico ristorante ancora, voglio dire, no, quella volta siamo stati dai cugini, un macello. Dopo siamo stati laggiù, il coso lo fa più il... Chi è? Al quattro chiacchiere, ci sono andato più. No, non ci sono andato più perché non sai come mettete lì, dopo lì la gente ti guarda. Lì un macello. Per fare il video è solo il gatto nero. Appunto, la cosa pure lì ai cugini è un macello per fare, la cucina andrà pure bene, però non c'ha tutta una sala unica, non, per fare il video è un macello. Per privacy la gente non vuole che si riprenda. Non vuole che ti riprendi, poi c'è tutta una sala che tutti parlano, è una confusione. Invece il gatto nero c'è quell'angoletto lì dietro, beh, umano, poi la sala è grossa. Anche da Pippo puoi riprendi, fai come ti pare, chiude un occhio, però, però tutto si disperde il rumore. Sì, invece il gatto nero no, va bene. Ormai c'è il cameriere che ci conosce, è tutto perfetto, diciamo lì. Infatti, come a casa. Sì. Quindi per me era quello, se lui dice lo su questo non ci venite per niente, se invece dice venite su, allora potremmo contare comunque il gatto nero, come fammi la Yolanda? Sì, se ci dice non ci venite per niente perché a me non mi fa piacere che mi riprendete. Perché però un conto è un canale aziendale. Quella volta era un canale aziendale, adesso andrebbe finito un canale privato. Non no, si pubblico, sa. Pubblico ma privato, cioè pubblico ma non aziendale, è un personaggio pubblico. Quindi non so. Ah no, qui non si può. Dai, troppo stretto. Qui è troppo largo. No, lì è privato. No, là andava bene perché tanto è chiuso lì, il bar, però. Qui? No. Da qui facciamo il giro, la passeggiata. Non ti piace? Là c'è le buche, sporchiamo tutta la macchina. C'è le pescole a te. Dici veramente? Sì, è un macello là. Ci sei andato perché là? Ci sono andato 1000 volte lì. Ho sporcato la macchina un sacco di volte, basta. Qui perché vedi? Passiamo lì direttamente dalla spiaggia. Meglio del. Non c'hai scogli lì? Meglio del mare. Sì. C'è i scogli. I progetti si fanno, però se l'oste non vuole... I progetti senza l'oste si fanno. Se l'oste, che sarebbe lui, non accettasse, è inutile. Se accetta il video, almeno lo riprendiamo e basta. Qui no? La metto a sinistra, andiamo oltre a piedi. Ah, sì.
qui il parcheggio del, del zio Mario. Oppure dentro il parcheggio. Ah, chiuso. È chiuso, chiuso il parcheggio del presidente. Oh, l'ha chiuso le buche, l'ha chiuso le buche. L'ha chiuse? Chi? Oh, la miseria. Era ora. Tutte quelle pozzanghere lì. Era un macello. Sì. Però a ratta pezzacu sì, non vale niente. Vale niente, però. Vabbè, la puoi mettere pure qui a sto punto, no? Tanto laggiù dopo è un macello. No, pure. Non c'è la malta, comunque non c'è la malta. Ha tappato le buche pure là, vedi? Sì. Fine. Come fine? Questo è fine. Finito su video qui. Dopo c'è un video a parte dalla passeggiata. Certo. Fine.